Bentornati a In Sala con Max, la rubrica del cinema come piace a me e al mio collega cinofilo Giorgio De Stefanis. Un caro saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Comunque si dice cinefilo, cinofilo è quello che gli piacciono i cani. Giustamente vi starete chiedendo, Max, come mai non sei al cinema? Che te sei fatto l'home theater? Ovviamente sì, ma a casa mia. Quest'oggi ci troviamo ospiti nella magione del dottorissimo per parlare di strategie, perché anche quest'anno il fatidico giorno è alle porte. La Waterloo di noi bomber. La Caporetto di noi amanti del frutto proibito. Avete capito bene, San Valentino è alle porte ed è inutile nascondersi dietro un tubo dei cioccolatini. Quanti valorosi sono capitolati cercando di soddisfare le proprie principesse. Dopo anni di esperienze le abbiamo provate tutte. Dice, la porto a cena fuori? E certo, naviotta a testa dei menù degli innamorati, unico tavolo disponibile in veranda gazebata con fungo non funzionante, gambero argentino decongelato per antipasto e cheesecake tartufata di consolazione. E allora optiamo per un weekendino romantico? Meglio me sento, hotel spa attufato nell'Appennino tosco emiliano, doccia emozionale con led arcobalenato e massaggio relax per lui e per lei, ma il relax finisce quando sardi il conto. Non c'è scampo. Pattinaggio, fuori discussione. Pam! Salta al crociato, stagione finita. A fontana di cioccolato che hai comprato dai cinesi, non fai in tempo ad accenderla che ti sei già rovesciata su tutto il parquet. E a guardare l'alba insieme? Beato chi ci arriva! Alla luce di così tante disfatte, perché non rivalutare un vecchio classico? A San Valentino, portala al cinema! I benefici di una serata in sala sono molteplici. Intanto non c'è il biglietto degli innamorati, sono sempre 8 euro. La vostra principessa insiste per una cena post spettacolo. Abbottatela dei popcorn così gli passa la fame. E comunque non abbiate timore. Voi fate la vostra proposta. A convincerla. Ci penso alla magia del grande schermo. Pronto? Eh sì, pronto, fragola fragolina, come stai? Ciao, Bubu, sto entrando in palestra, ti posso richiamare? No, senti, fragolina, ti volevo proporre un programma per San Valentino. Io del dottorissimo e Olimpia. Come lo vedi un bel cinemetto? Sì, che bello! Poi l'8 febbraio esce 50 sfumature di rosso. Volevamo troppo andarlo a vedere. Prendete i biglietti. Ciao, Bubu, ti lascio. Ciao, ciao. Signora Grey, guarda fuori dalla finestra. Ti porto via per questo weekend. Mi sembra di vivere in un sogno. E lo sto facendo con te. Dottorissimo, questi non sono errori da commettere. Come le è venuta in mente questa idea infausta del cinema? Ma cosa dici? Io avevo in mente un programma completamente diverso, super romantico, il mare d'inverno, che poi è a casa dei miei zii a Torvaianica. Però tu hai l'idea del cinema. Adesso ci dobbiamo sorbire 2 ore dei lacci, fruste, imbertate sull'elicottero. Personalmente non ce la posso fare. Tra l'altro facciamo anche brutta figura. Quanto tempo è che non vai in palestra? 2 anni. Ma si vede, sei completamente cifotico sul dorso. Se continui così, beh, ti chiudi come una seranda. Ma stiamo scherzando? Questi si sono sposati! Ma ci vogliamo fare harakiri completamente! Ma queste c'hanno l'età che c'hanno, l'orologio biologico! Noi gli mettiamo in testa strane idee! Questi si aspettano il brillocco a fine serata. Dottorissimo, abbiamo bisogno di una exit strategy. Scusa, diciamo che sono finiti i biglietti. Ma te pare? Esce in 4300 sale e stanno costruendo i cinema borchiati apposta. No! Piuttosto diciamo che rispetto all'ultimo episodio è cambiato il direttore della fotografia, che fa questa luce satura, pastosa. Dottorissimo, questo è il film, se lo vedono saturo, in satura, colori in bianco e nero, gliene può fregare di meno. E allora senti, cambiamo film. Questa è una buona idea. Oh. Questo è il dottorissimo che conosco. Fammi vedere che cosa... Perfetto, perfetto. Esce Pacific Rim, la rivolta. Quando i kaiju minacciano di conquistare la Terra, l'unica salvezza è rappresentata da Jake Pentecost, che insieme a sua sorella Mako Mori... Max! Che gli frega a Lavinia Olimpia di Jake Pentecost, eh? Non ho capito, non è San Valentino anche per noi? No. Sì, ma soprattutto leggo qui che esce il 22 marzo, che non è San Valentino, è Sant'Alea, è San Basilio d'Ancira, San Benvenuto Scotivoli, Santi Callinico e Basilissa. Ho capito, ci sarà un altro film al cinema, guarda un po'. Ma certo, il filo nascosto! E che? È il nuovo film di Paul Thomas Anderson, c'è Daniel Day-Lewis che fa il sarto che negli anni 50 vestiva la famiglia reale inglese. Ma ti parlo di un fantasista del Piedpool, di un funambolo del Prince of Wales. Dottorissimo, tutto questo suo entusiasmo per il Piedpool un po' mi insospettisce, ma Olimpia lo sa che hai queste tendenze un po' dandy? Ne va pazza. Comunque la vedo malissimo. E allora lo sai che c'è? Stop cinema. Noi portiamo le nostre signore a Torvaianica, io mi metto ai fornelli e ti faccio assaggiare che cos'è una spigola al cartoccio. Scommetti? Quindi mo te piace il mare d'inverno, eh? Dottorissimo, non importa dove andiamo, l'importante è che si faccia quello che diciamo noi. Un giorno vorrei...
vorresti avere dei bambini? Un giorno, sì. Madonna, quant'è fregno. Non sembri molto sicura. Me sto sentendo male. Sai di cosa sono convinto? Prendete spunto pure voi, no? Regalateci un castello. Ma quale castello? Ma questi manca a cena fuori ci vogliono portare. Ti ammagna di popcorn. Un giorno. Non adesso. Ti porco.